Buongiorno, allora, situazione sul ciclo giornaliero del DAX. Poco fa sono entrato con qualche posizione su questi prezzi short per la chiusura del ciclo giornaliero, di conseguenza anche di quello che è il 3. Il motivo sul 3, questo ribalta il plano, riprende un po' la situazione anche dell'altra operazione. Ci troveremo oggi su quello che è l'ottavo giornaliero, quindi sulla chiusura non soltanto di un giornaliero, ma anche appunto di un 2, di un 4 e di un 8 giorni. La situazione praticamente sull'indicatore di ciclo è di svolta, velocità che ha tagliato, medie mobili del ciclo inferiori che ha tagliato, indicatore di DNA che mi aveva già indicato ieri un massimo. Tra l'altro, in 4 giorni è anche già comunque una zona, voglio dire, comunque di inversione. Il motivo per cui sono entrato poco fa, il motivo è questo: ieri è iniziato un giornaliero, questo giornaliero ha fatto un primo sottociclo, questo primo sottociclo ha fatto una chiusura inferiore al minimo di partenza, quindi vincolato al ribasso. Di conseguenza l'indicatore DNA mi indicava in queste zone valori di massimi, comunque tempo di massimo, per uno short, prezzi che stavano sotto quelle che erano le medie mobili cicliche, non solo del giornaliero ma anche dei 2 giorni, quindi questo sarà il mio, diciamo, la mia protezione. Quindi vediamo un attimino come si svolgerà quella che è, insomma, la giornata sul giornaliero sul DAX, e sono entrato con le dovute rotture anche delle medie mobili cicliche del ciclo inferiore con la sua quarta. La ripartizione dei volumi già da ieri mi indicava praticamente una bella ripartizione verso l'alto. Ho fatto un tentativo stamattina di andare su, come vedete qui, però logicamente aveva le medie mobili a protezione, facevano da tappo, da resistenza. Vediamo come si svolge la giornata dopo. Allora, piccolo aggiornamento della situazione: dopo che sono entrato, il mercato è venuto giù, io ho messo uno stop protettivo e, insomma, vista la velocità con cui è venuto giù su questi prezzi, ho chiuso l'operazione con circa 80 punti di gain, quindi, insomma, realizzare 80 punti di gain in meno di 20 minuti, sinceramente, per me è più che soddisfacente, quindi ho chiuso l'operazione. Potrebbe continuare a scendere perché logicamente il DNA mi indica un minimo più tardi, velocità ancora sotto l'asse dello zero, insomma il 3 comunque è in fase ancora di chiusura, però sinceramente, come detto prima, ho preferito chiudere visto praticamente il rendimento in termini di punti in così breve termine. Alla prossima!